In arrivo notizie bomba da Beautiful. Deacon propone a Taylor una nuova opportunità. Bill informa Ridge della stupefacente rinascita di Finn. Sheila fa un'altra fuga clamorosa. Steffi si perde nelle strade di Monte Carlo, solo per essere sorpresa dal suo marito in piena forma. Un ritrovo da brividi. Finn si dirigerà al Principato di Monaco, liberato dall'influente Bill Spencer. Le prossime vicende di Beautiful, relative agli episodi dal 2 all'8 ottobre 2023, annunciano scintille di emozioni. È previsto che Liam identifichi Lee Finnegan. Lei, pur in stato di shock, ripercorrerà gli eventi che l'hanno guidata a salvare suo figlio. Con l'intervento di Bill, il medico sarà sottratto alle insidie di Sheila, che, come sempre, trova una via di fuga grazie a Mike Guthrie. Deacon confiderà a Taylor i suoi sentimenti. Taylor, onorata, declinerà l'offerta, menzionando l'imminente incontro con Ridge all'aeroporto. Prenderanno un volo diretto a Monte Carlo per stare con Steffi, ora in un centro di riabilitazione. Intanto, la notizia shock sulla presunta scomparsa di Finn si diffonde. Sheila farà un'inaspettata visita a Sharp, esigendo un posto dove stare. Tuttavia, nonostante lui l'abbia inizialmente aiutata dalla polizia, le chiuderà la porta in faccia. Finn, su un jet! Spencer arriverà in fretta al Principato di Monaco. Dopo aver salutato Ridge e Taylor, sarà alla ricerca di Steffi nelle affascinanti strade cittadine. Il toccante incontro avrà luogo vicino a una chiesetta pittoresca. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche. Grazie. Lunedì 2 ottobre 2023. Risvegliatosi in modo tempestoso, Finn si confronta con Sheila, che però riesce ad atterrarlo somministrandogli un potente sedativo. Mentre ciò avviene, Mike fa il suo ingresso e narra a Carter dell'inaspettato intervento di Brooke, Ridge e del vice capo Baker. Carter già li rimprovera di essersi avventato così impetuosamente. Al suono delle sirene, Mike decide di darsi alla fuga. Nel frattempo, Finn riprende i sensi e tenta un diverso approccio per convincere la madre a liberarlo. Le propone una condizione. Se veramente le importasse di lui, dovrebbe consentirgli di informare Steffi della sua presunta scomparsa. Nel frattempo, Liam si dimostra piuttosto sorpreso dalla repentina svolta altruistica di Bill, il quale rivela di aver soccorso una donna in difficoltà vicino al molo. Li riconosce la voce di Liam e tenta una fuga discreta, ma alla fine si decide a presentarsi apertamente. Martedì 3 ottobre 2023. Un incredulo Liam informa Bill che la misteriosa donna non è altri che Lee Finnegan, la cui presenza era divenuta un mistero. Bill suppone che sia ancora scossa per la notizia tragica riguardo Finn. Improvvisamente, Lee rompe il suo silenzio, rivelando ai presenti che Finn, contro ogni previsione, è vivo. In un altro luogo, Deacon visita Taylor nel suo studio. Si percepisce una crescente affinità tra i due. Tuttavia, Taylor, pur apprezzando la compagnia di Deacon, gli comunica che ha in programma un viaggio a Monte Carlo con Ridge. Là, Steffi ha deciso di intraprendere un percorso riabilitativo per affrontare la presunta perdita del consorte. Durante la loro conversazione, Deacon lascia trasparire il suo interesse per Taylor, esprimendo il desiderio di vederla al suo ritorno. Compita, Taylor lo saluta con un gesto amichevole, prima di prepararsi ad incontrare Ridge all'aeroporto. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Mercoledì 4 ottobre 2023. Liam e Bill vengono a conoscenza delle circostanze che hanno permesso a Lee di proteggere suo figlio. Quando Spencer realizza che Finn è attualmente in balia di Sheila, insiste perché Lee li conduca all'appartamento dove si trova il giovane dottore, incaricando contemporaneamente Liam di mettere al corrente Baker. Una volta arrivati, Carter incolpa Steffi di tutti i recenti eventi, lamentando l'opportunità negatale di avvicinarsi a suo figlio. Tentando di evadere, Sheila viene fermata da Bill che la immobilizza a letto. Li confida a Finn un'orribile realtà. Sheila aveva mirato anche a Steffi, lasciata in un vicolo accanto a lui. Liam esorta Baker a prendere in custodia Carter. Nel frattempo, Hope viene a sapere della miracolosa sopravvivenza di Finn. Bill offre il suo jet privato affinché Finn possa raggiungere Steffi e i loro figli.
Giovedì 5 ottobre 2023. Li si ritrova faccia a faccia con Sheila, attendendo l'arrivo delle forze dell'ordine. Ma inaspettatamente, Mike giunge in soccorso di Sheila e la libera. Nel ringraziarlo, Sheila lo bacia prima di dileguarsi. Tuttavia, Lee riesce a fermare Mike aggrappandosi alla sua gamba. La polizia arriva tempestivamente, arresta Mike, ma di Sheila non c'è traccia. Nel frattempo, a bordo del Jet Forester, Ridge e Taylor riflettono sulla situazione di Steffi e sulla sua recente decisione di internarsi. A causa di problemi con la connessione, sono irraggiungibili. Durante il tragitto, Hayes ha una visione. Vede tutta la sua famiglia su una spiaggia e con loro c'è anche Finn. Arrivati a Monaco, Ridge e Taylor si dirigono verso la clinica dove si trova Steffi. Un medico li informa che è fuori, vagando per la città. Poco dopo, Ridge riceve una chiamata da Bill, rispondendo con una certa irritazione. Bill insiste sull'importanza del suo messaggio. Venerdì 6 ottobre 2023. Bill informa Ridge e Taylor che sta portando Finn a Monaco. Sorprendentemente, il dottore è vivo, contrario a ciò che tutti credevano. Finn assicura di raggiungerli al più presto in hotel. Nel frattempo, Liam e Hope aggiornano Brooke, Eric e Gia gli altri sulla vicenda. È stata lì a soccorrere Finn, il quale successivamente è stato fatto prigioniero da Sheila. La notizia porta grande sollievo, tutti esprimono entusiasmo per Steffi e prevedono la sua emozione quando potrà finalmente riabbracciare Finn. Dopo momenti d'ansia, Finn si riunisce a Ridge e Taylor. Decide di cercare Steffi, che sta vagando per la città. Senza essere a conoscenza degli eventi, Steffi passeggia immersa nei suoi pensieri sulla triste sorte del suo matrimonio quando arriva vicino a una pittoresca chiesa. Finn la individua e si avvicina cautamente. Sabato 7 ottobre 2023. Alla Forrester Creations, tutti sono in attesa di aggiornamenti sul ritrovo tra Steffi e Finn. Il destino, tuttavia, guida il dottore verso di lei. L'emozione dell'incontro è palpabile. Steffi entra in una chiesa e accende una candela, pensando al suo defunto marito. Al suo uscire, si ritrova inaspettatamente di fronte a Finn. Scossa, pensa sia un'illusione. Ma quando tenta di toccarlo, le parole dolci di Finn le fanno capire che è reale. Lo stringe a sé, felice e incredula. Successivamente, Finn la porta in hotel, dove le svela la verità sull'incidente al giardino, informandola delle azioni di Lee, Sheila e Bill. Domenica, 8 ottobre 2023. Taylor e Ridge si uniscono ai due giovani amanti, portando con loro Hayes e Kelly. Finn riceve una chiamata da Lee e Steffi esprime la sua gratitudine per quanto ha fatto per loro. Alla fine della giornata, Baker informa Ridge e Taylor che Sheila Carter non è stata localizzata. Contemporaneamente, Sheila si presenta da Deacon, chiedendo rifugio. Nonostante le sue esitazioni, Deacon acconsente. Sheila lo aggiorna sugli ultimi eventi, inclusa la partenza di Finn per Monaco. Ma proprio in quel momento, la polizia FA irruzione nella sua abitazione. Sheila si nasconde e Deacon decide di proteggerla. Tuttavia, una volta soli, insiste affinché Sheila lasci la sua vita, poiché non vuole mettere a rischio la sua libertà condizionale e desidera mantenere un buon rapporto con la famiglia Logan.